Dunque, per prima cosa, la molecola dell'acqua noi già abbiamo visto com'è fatta. Quando praticamente vi ho parlato del legame chimico, quando vi ho parlato dell'ibridazione SP3 che si verifica anche nell'ossigeno, abbiamo visto com'è fatta la molecola dell'acqua. La molecola dell'acqua è una molecola praticamente tetraedrica, in cui praticamente l'atomo di ossigeno si trova al centro del tetraedro. Non lo so che cosa c'era a te, insomma, che scoppiatore. Si trova al centro del tetraedro e ai quattro vertici del tetraedro ci sono quattro nubi elettroniche che si dipartono di lì. Soltanto che, dato che due di queste nubi elettroniche non hanno, diciamo così, un altro atomo dall'altro lato, perché l'ossigeno ha soltanto bisogno di due elettroni per completare il suo livello energetico più esterno, abbiamo che ci sono soltanto due atomi di idrogeno. E l'angolo che si realizza fra i due legami OH è di 104 gradi. L'angolo al centro di un tetraedro dovrebbe essere sui 109 gradi. Questa diminuzione di quest'angolo è dovuta all'effetto di compressione che esercitano i due doppietti elettronici spaiati. Questo ve l'ho già detto, tutte quante queste cose qua, con una maggior precisione e dovizia di particolari, quando parlammo del legame chimico. Ve l'ho voluto soltanto ricordare. La molecola dell'acqua è fortemente polare e, poiché in chimica vige, diciamo così, la legge, il simile scioglie il suo simile, l'acqua avrà, diciamo così, una grossissima affinità per tutte quante le sostanze polari o ioniche, per cui eserciterà una fortissima azione solvatante su tutti quanti i solidi ionici con cui viene a contatto. Dunque, le acque naturali, in effetti, sono delle soluzioni più o meno concentrate di vari costituenti di cui fra poco andremo a parlare. Perché? Perché praticamente le acque naturali derivano dal processo praticamente di evaporazione, condensazione e precipitazione delle acque che dà origine alle piogge. Comunque, già le piogge, quando cadono attraverso l'atmosfera, praticamente non sono costituite soltanto da molecole d'acqua, perché nel corso del loro passaggio, per prima cosa, spazzano via le particelle solide che sono sospese nell'atmosfera, le polveri. Quindi diciamo praticamente che quando piove abbiamo che le piogge svolgono anche un benefico effetto di pulizia sull'atmosfera, perché lavano via sicuramente una gran parte delle polveri. Cioè, dopo una bella pioggia, sicuramente l'atmosfera è molto molto più pulita. E questo è il motivo anche per il quale, quando si hanno lunghi periodi per i quali non piove, a un certo punto, voi leggete sui giornali, c'è uno sforamento delle PM10, le centraline hanno rilevato 50 sforamenti in un minuto, tutte quante queste cose qua. Perché? Perché praticamente non c'è mai stato un pochettino di pioggia che ha lavato l'atmosfera. Viene una bella pioggia, lava l'atmosfera e gran parte delle polveri che sono presenti al suolo vengono abbattute semplicemente da una pioggia. Inoltre, oltre a abbattere, diciamo così, le polveri che sono presenti nell'atmosfera, un piccolo inciso, le polveri sono generalmente di natura carboniosa. Io non capisco perché quando si parla di polveri, tutti quanti parlano di polveri, ma se uno gli chiede ma di che cosa sono fatte queste polveri, nessuno ti sa rispondere su una cosa del genere. Generalmente le polveri che sono presenti nell'atmosfera sono praticamente dei residui di incombusti. Poi ci sono anche le polveri derivanti, che vi posso dire se ci sta qualche materiale che è stato finemente sminuzzato ed è sotto forma di polvere, arriva una ventata e lo fa sospendere per aria. La gran parte delle polveri derivanti da attività antropiche, cioè derivanti dalla presenza dell'uomo, sono di natura carbonosa. Dicevo, la goccia d'acqua quando cade attraverso l'atmosfera scioglie i costituenti dell'atmosfera. E questo, diciamo così, è un processo abbastanza importante, perché l'acqua senza niente sciolto dentro ha delle proprietà. L'acqua, con le cose che ci stanno sciolte dentro, con i costituenti chimici che ci stanno sciolti dentro, assume proprietà completamente diverse. Per quanto riguarda i costituenti dell'atmosfera che si vanno a sciogliere nell'acqua,
Principalmente noi che cosa troviamo? Troveremo azoto, troveremo ossigeno e sorprendentemente, ma non troppo, troveremo dell'anidride carbonica. Perché sono questi i gas che essenzialmente si sciolgono nell'acqua? Dunque, se quando abbiamo parlato dell'aria, soprattutto in relazione all'utilizzo dell'aria come comburente per le reazioni di combustione dei combustibili, noi abbiamo detto che l'aria praticamente è costituita da una serie di costituenti principali e da una serie di costituenti minori. I costituenti principali dell'aria sono l'ossigeno in misura di circa il 21%, 21% in volume o in moli, ciò che è la stessa cosa, ricordate il principio di Avogadro. Praticamente l'azoto in misura del 78% e da argon in misura di circa l'1%. Per l'argon mi ricordo la cifra precisa, 0,94%. Dunque, dato che praticamente nei confronti delle reazioni di combustione, nei confronti di gran parte delle reazioni in genere, sia l'azoto sia l'argon sono assolutamente inerti, si usa praticamente approssimare la composizione dell'aria dicendo che è costituita dal 21% circa di ossigeno e dal 79% circa di azoto. Allora, essendo questi i costituenti principali dell'aria, è ovvio che la più grande quantità di gas che sono disciolti nell'acqua sono ossigeno e sono azoto. Perché spero che ricorderete la legge di Henry, che vi dice praticamente che la solubilità massima di un gas in un liquido è direttamente proporzionale alla sua pressione parziale. Secondo la legge P uguale H per X, ove X praticamente è la frazione molare di quel componente nell'atmosfera, P è la pressione, la frazione molare di quel componente nell'acqua e P è la pressione parziale di quel componente nella fase aeriforme che fa equilibrio al liquido. E H è una costante che varia con la temperatura. Più precisamente, la costante di Henry aumenta con la temperatura, ciò che vuol dire che la solubilità massima di un gas in un liquido diminuisce con la temperatura. In effetti le quantità di gas di ossigeno e di azoto che sono disciolte nell'acqua sono dell'ordine di grandezza dei milligrammi litro, diciamo 10, 12 milligrammi litro, 7, 8 a seconda della temperatura. Diciamo milligrammi litro sono più o meno uguali a normal metri cubi per litro, sono più o meno la stessa cosa. Se utilizzate praticamente l'equazione di stato dei gas perfetti, vedete praticamente che vi sembra di ricordare che un milligrammo di ossigeno corrisponde a 0,7 normal metri cubi di ossigeno, quindi più o meno ci troviamo, insomma. E sorprendentemente, diciamo così, l'anidride carbonica che risulta disciolta nell'acqua è più o meno un decimo dell'ossigeno e dell'azoto che è disciolto nell'acqua. Cioè se per esempio ci sta disciolto 7-8 mg litro di ossigeno, 7-8 mg litro d'azoto, noi troveremo all'incirca 0,5-0,6 mg litro di anidride carbonica. Questo a prima vista sembra strano perché la pressione parziale dell'anidride carbonica nell'atmosfera adesso non la ricordo di preciso ed è anche grandemente variabile perché gran parte dell'anidride carbonica presente nell'atmosfera è di derivazione antropica, cioè sono le attività dell'uomo che aumentano la concentrazione dell'anidride carbonica nell'atmosfera. Per cui a seconda che il campione d'aria voi lo prendete al centro di una zona trafficata o in un distretto industriale di una città, o lo andate a prendere in alta montagna, vi può uscire un contenuto di anidride carbonica fortemente diverso. Però, diciamo, come che sia, la pressione parziale di anidride carbonica è decisamente molto bassa, è sicuramente qualche cosa dell'ordine di grandezza di 1 per 10 a meno 3, 1 per 10 a meno 4 atmosfere, quindi è molto 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 inferiore di quella
dell'ossigeno e dell'azoto. Ciò nonostante, la pressione parziale di anidride carbonica sia 100.000 volte inferiore a quella lì di ossigeno e di azoto, noi abbiamo che la quantità che si scioglie in acqua è soltanto una decina di volte inferiore. Diciamo che ce lo possiamo facilmente spiegare questo fatto qui. Mentre il processo di dissoluzione dell'ossigeno e dell'azoto nell'acqua è un processo meramente fisico, cioè in poche parole noi abbiamo che la molecola di azoto, di ossigeno che si scioglie nell'acqua viene soltanto circondata dalle molecole d'acqua e diciamo che la molecola di azoto, la molecola di ossigeno non si trova molto bene nell'acqua perché queste sono delle molecole perfettamente apolari e praticamente l'acqua è fortemente polare, quindi l'acqua ama sciogliere gas polari ma non gas totalmente apolari come ossigeno e azoto. Invece l'anidride carbonica, pur essendo una molecola perfettamente apolare, si scioglie molto meglio di ossigeno e azoto perché l'anidride carbonica da origine ha una vera e propria reazione chimica con l'acqua, quindi il processo di dissoluzione dell'anidride carbonica nell'acqua è un processo chimico. Perché? Perché praticamente l'anidride carbonica CO2 si scioglie nell'acqua, reagisce con l'acqua e dà origine praticamente allo ione idrogeno carbonato HCO3- acquoso. Questo è il motivo per il quale praticamente noi abbiamo che ho dimenticato di scrivere HCO3- più H+. Acquoso anch'esso. Quindi praticamente l'anidride carbonica che si scioglie nell'acqua impartisce all'acqua stessa una reazione di tipo acido e questo spiega la solubilità dell'anidride carbonica che è molto molto superiore. Adesso questo fatto che l'acqua sciolga immediatamente una grossa quantità di anidride carbonica cambia le proprietà dell'acqua. Perché? Perché per esempio ci sta una roccia che è moltissimo diffusa sulla crosta terrestre, il calcare, che è a base prevalentemente di carbonato di calcio. Forse vi ho già detto che la collina dove poggia la basilica, l'abbazia di Monte Cassino, è un enorme blocco di calcare, quindi questo vi rende conto di quanto sia diffuso il calcare sulla crosta terrestre. L'acqua non scioglie assolutamente il calcare, il carbonato di calcio è un sale quantitativamente insolubile nell'acqua, ma un'acqua che ha sciolto una congrua quantità di anidride carbonica è in grado di attaccare il calcare secondo la reazione chimica che mi accingo a scrivere. CaCO3 più H2O più CO2 acquoso si mette in equilibrio con Ca HCO3 preso due volte acquoso. Cioè l'anidride carbonica è capace di trasformare i carbonati di calcio, il carbonato di calcio insolubile e i carbonati in genere dei metalli alcalino-terrosi e di ferro che sono insolubili negli idrogeno carbonati corrispondenti che invece sono fortemente solubili. Quindi questo che cosa significa? Significa che un'acqua che ha sciolto una congrua quantità di anidride carbonica è un'acqua che attacca il calcare e lo porta in soluzione. Poi guardate che questa è una reazione d'equilibrio e quindi diciamo se questa reazione va da sinistra verso destra o da destra verso sinistra dipende essenzialmente da due cose, dalla temperatura e dalla pressione parziale dell'anidride carbonica. Se la pressione parziale dell'anidride carbonica è tale che l'anidride carbonica scappa via praticamente dall'acqua, quindi se ne va via dal sistema, tutta la reazione, tutto l'equilibrio è forzato ad andare verso sinistra e precipita il carbonato di calcio. Se invece le condizioni in cui si trova l'acqua sono tali che si scioglie dell'altra anidride carbonica nell'acqua, allora viene favorita la dissoluzione dei carbonati verso praticamente sotto forma di la dissoluzione dei carbonati con il loro passaggio alla forma di idrogeno carbonato. Adesso, pertanto, le acque che derivano dalle piogge, una volta che sono arrivate sulla crosta terrestre, cosa possono fare?
Beh, uno dei destini che possono avere è quello lì, diciamo così, di raccogliersi in bacini costituiti da rocce che sono molto poco solubili nell'acqua, tipo i graniti o tipo i basalti, qualche cosa del genere. Oppure, diciamo così, filtrano attraverso sempre queste rocce molto molto poco solubili nelle acque. E poi, per i giochi che fanno le acque nel sottosuolo della Terra, sgorgano in superficie sotto forma di acqua di sorgente, sempre restando a contatto soltanto di queste rocce molto molto poco solubili nelle acque. Queste acque che subiscono questo tipo di destino, cioè quello lì di finire sulla crosta terrestre, di essere a contatto soltanto con rocce che possono essere considerate quantitativamente insolubili nell'acqua, sono le cosiddette acque meteoriche. Allora, io ho detto, ho calcato volutamente quantitativamente insolubili. Perché? Perché praticamente l'immiscibilità completa è termodinamicamente impossibile. Cioè, anche se voi mettete, che ne so, l'olio a contatto dell'acqua, le due fasi che poi vedete stratificare, l'olio sopra che è più leggero, l'acqua sotto che è più pesante, non sono acqua e olio. La prima è una soluzione con molta acqua e pochissimo olio, la seconda è una soluzione con moltissimo olio e pochissima acqua. È chiaro? Adesso questo che cosa significa? Significa praticamente che se anche queste rocce sono quantitativamente insolubili nell'acqua, una piccola parte comunque si scioglierà. E praticamente questa quantità di solidi che si disciolta e passa nell'acqua ce la ritroviamo sotto forma praticamente del contenuto salino dell'acqua. Vedete, un'acqua meteorica si viene definita meteorica quando il suo contenuto salino è compreso fra 0,1 e 0,2 grammi per litro di acqua. Questo parametro, vedete, il contenuto salino di un'acqua, come si determina? Si determina praticamente tramite un tipo di analisi secondo la quale si prende una certa quantità d'acqua, si fa evaporare completamente questa quantità d'acqua, quello che sta allo stato solido viene poi ulteriormente riscaldato fino alla temperatura di 180 gradi e si pesa poi quello che resta. Quello che resta è chiamato il residuo fisso a 180 gradi. Diciamo che per far evaporare tutta l'acqua basterebbe semplicemente riscaldarla a temperature lievemente superiori a 100 gradi, diciamo 105 gradi. Si fa praticamente questa operazione di andarlo a portare fino a 180 gradi. Perché? Perché praticamente a 180 gradi tutti quanti i sali idrati, tipo il CaSO4 per 2H2O, l'NaCl per 5H2O, perdono completamente l'acqua di idratazione. Sono dei risultati dipendenti, diciamo così, dal tipo di sale che è precipitato. Quindi c'è il sale che trattiene più acqua, il sale che trattiene meno acqua, e quindi non avreste dei risultati univoci. Invece, praticamente, andando a portare a 180 gradi il residuo fisso, sicuramente li disidratate completamente, quindi i risultati possono essere convenientemente paragonati gli uni con gli altri. Quindi, praticamente, abbiamo detto acque meteoriche, contenuto salino che vale fra 0,1 e 0,2 grammi litro. Diciamo che le acque meteoriche vengono citate perché? Perché nella classificazione delle acque naturali esistono le acque meteoriche. Diciamo che sono una sorta di capriccio della natura e che sono presenti sulla crosta terrestre in misura molto molto limitata. E in effetti l'utilizzo migliore di queste acque meteoriche, diciamo così, a contenuto salino così basso, è che se sono batteriologicamente pure, cioè se non ci sta, diciamo così, qualche schifezza vicino che le va ad inquinare, sono, diciamo così, da utilizzare essenzialmente come acque minerali, acque potabili oligominerali, che, ripeto, diciamo, poi vengono vendute a un prezzo molto molto più alto di quello là che è il loro valore. E se invece, diciamo così, le acque non hanno questo destino di andare a impattare
e di essere a contatto soltanto con delle rocce quantitativamente insolubili, ma finiscono a contatto con delle acque che invece in parte si sciolgono nelle acque o con dei terreni. Tra poco vi spiegherò come sono fatti i terreni. Allora la quantità di sostanze che si sciolgono nelle acque aumenta molto 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 di più. E praticamente i contenuti salini di queste acque qui, che sono chiamate acque superficiali, se sono quelle lì che scorrono sulla crosta terrestre, le acque superficiali sono le acque di tutti quanti i corsi d'acqua, torrenti, ruscelli, fiumiciattoli, fiumi. Oppure possono andare a finire, infilarsi praticamente nelle spaccature del suolo ed essere a contatto nel sottosuolo, e in questo caso si chiamano acque sotterranee. Le acque sotterranee poi possono tornare in superficie naturalmente, e allora in quel caso costituiscono le acque di sorgente. Oppure possono essere portate in superficie tramite praticamente delle operazioni di scavo, di trivellazione e delle operazioni di aspirazione in superficie, e allora costituiscono le acque di pozzo. Allora praticamente il contenuto salino delle acque superficiali o delle acque sotterranee più o meno si aggira di tutte quante queste acque qui tra 1 e 2 grammi per litro. Cioè il residuo fisso a 180 gradi di tutte quante queste acque sono praticamente 1-2 grammi per litro. Quindi diciamo così è 10 volte superiore a quello lì delle acque meteoriche. Diciamo che le acque dolci, propriamente dette, sono queste qui. Chiaro? Queste sono talmente poche che uno le cita perché esistono, ma ce ne sono talmente poche che sicuramente se uno tiene un'acqua meteorica bellissima con questo contenuto salino, non è che si sogna di andare a utilizzare quest'acqua qui come acqua industriale per l'alimentazione delle turbine a vapore. Chiaro? Sarebbe un delitto. Uno utilizza un'acqua di questo tipo qui. Va bene? Vi avevo detto praticamente che le acque che finiscono sulla crosta terrestre, le acque superficiali o le acque sotterranee, sono a contatto delle rocce, sono a contatto dei terreni. E diciamo, mi corre l'obbligo di spiegarvi un pochettino come sono fatti i terreni, i suoli, che cosa sono. Dunque, terreni, i suoli sono una, diciamo così, una piccola crosta superficiale del pianeta Terra. È costituito dai suoli. Praticamente questi suoli come sono fatti? I suoli sono costituiti da sostanze minerali. Con sostanze minerali che cosa intendo dire? Che ne so, argille, feldspati, feldspatoidi, cose di questo genere qui, quindi minerali di vario tipo, in misura variabile fra l'80 e il 95%, e il resto è costituito da sostanza organica in decomposizione. Questa sostanza organica in decomposizione da che cosa deriva? Deriva essenzialmente, praticamente, dalle attività o dai, diciamo così, dai corpi di organismi di tipo animale o di organismo di tipo vegetale. Quando hanno cessato di esistere, praticamente, gli elementi di cui sono composti essenzialmente gli organismi viventi, sia di natura animale sia di natura vegetale, sono essenzialmente carbonio, idrogeno, ossigeno, un pochettino di azoto, un pochettino di fosforo, un pochettino di calcio e così via, ma sono prevalentemente carbonio, idrogeno e ossigeno. E diciamo che questa parte qui dei suoli è importantissima, perché la parte organica in decomposizione del suolo serve praticamente proprio a tantissime cose. Cioè un suolo è tanto più fertile, le piante crescono tanto meglio in questo suolo quanto maggiore è la quantità di sostanza organica in decomposizione che è presente nel suolo. Pertanto un'acqua quando scorre in un suolo che cosa fa? Si
arricchirà non solo delle sostanze minerali presenti nel suolo, ma si arricchirà anche delle sostanze organiche presenti nel suolo. Poiché le sostanze organiche presenti nel suolo passano nelle acque, e poiché sia nel suolo che nelle acque vivono tantissimi microorganismi che hanno un loro metabolismo, i prodotti finali del metabolismo di questi microorganismi, quando, diciamo così, metabolizzano la sostanza organica in decomposizione che è presente nei suoli e che è presente nelle acque, sono essenzialmente acqua e anidride carbonica. Pertanto, praticamente, il contenuto di anidride carbonica presente in un'acqua, quando un'acqua scorre in un suolo, scorre sottoterra, aumenta ulteriormente rispetto a quello lì che si era raggiunto quando la goccia d'acqua era caduta attraverso l'atmosfera. Diciamo che generalmente tutte quante le acque naturali sono o sature, o meglio ancora, sovrassature di anidride carbonica. Cioè, in poche parole, non solo raggiungono la solubilità massima, ma dato che ci sta sempre sostanza organica in decomposizione nei suoli e nelle acque, l'anidride carbonica non fa nemmeno a tempo a liberarsi e andarsene nell'atmosfera, per cui nelle acque si trova sempre una quantità di anidride carbonica che è superiore a quella che ci dovrebbe essere secondo la legge di Henry. Diciamo che questo è un punto molto molto importante. Perché? Perché vedete, questo equilibrio qui, così come pure altri equilibri che vedremo fra poco, sono moltissimo influenzati dalla quantità di anidride carbonica che è presente nelle acque che sono disciolte. Come vedremo fra poco, la capacità di un'acqua di aggredire i solidi con cui viene a contatto o la capacità di un'acqua di dare origine a delle incrostazioni, da che cosa dipende molto? Dalle sostanze che ci sono disciolte dentro e in particolare dalla quantità di anidride carbonica che è presente in questa stessa acqua. Ritornando, diciamo così, praticamente alla classificazione praticamente delle acque, noi abbiamo che, vedete qui, queste qua che vi ho scritto alla lavagna sono tutte quante le acque dolci. Le acque meteoriche sono una curiosità, vi ho detto, esistono, vi ho spiegato quali sono le caratteristiche, lasciamole stare perché sono talmente poche che ci facciamo solamente acque minerali, chiaro? Le acque invece che vengono utilizzate sia come acque potabili, sia come acque per uso industriali, sono essenzialmente le acque superficiali e le acque sotterranee, chiaro? Le acque sotterranee e le acque superficiali che tengono disciolte una quantità, diciamo così, di solidi che è variabile fra 1 e 2 grammi litro. Per terminare la classificazione delle acque, abbiamo praticamente che dobbiamo, diciamo così, un pochettino chiarire qual è il destino finale delle acque che si trovano sulla crosta terrestre. Tutti quanti i fiumi dove vanno a finire alla fine? Vanno a finire o nei mari o vanno a finire praticamente nei laghi senza emissario, cioè vanno a finire nei bacini chiusi. Allora, quando praticamente queste acque vanno a finire nei bacini chiusi, costituiscono le acque di bacino chiuso. Quando le acque finiscono nei bacini chiusi, subiscono praticamente un'alterazione delle loro caratteristiche. Perché? Perché sono soggetti, diciamo così, a dei processi di evaporazione che cambiano anche le loro caratteristiche, per cui aumenta di molto la concentrazione di alcuni sali e diminuisce la concentrazione di alcuni altri sali. Ma in particolare possiamo dire che le acque di bacino chiuso hanno sicuramente dei contenuti salini che sono molto più elevati di quelli lì delle acque dolci. Diciamo, le acque di bacino chiuso sono le acque che vengono considerate o salmastre o salate. Le acque salmastre sono le acque praticamente che hanno dei contenuti salini fino a 7, 8, 10 grammi litro. Le acque salate sono quelle là che hanno contenuti salini superiori. Diciamo che quando si parla di acque di bacino chiuso, i contenuti salini sono estremamente variabili.
se noi andiamo a prendere un'acqua del Mar dei Caraibi o un'acqua del Mar Rosso, che sono dei mari soggetti, diciamo così, a forti processi evaporativi, i contenuti salini vanno oltre i 40 grammi litro. Se invece andiamo a prendere l'acqua, ad esempio, del Mar Baltico, l'acqua del Mar Baltico ha un contenuto salino simile a quello lì di, come devo dire, di una laguna, 7-8 grammi litro, eppure quello è mare. Come mai c'è una differenza tanto grande di contenuto salino? La risposta è semplice. Il Mar Baltico, diciamo così, è poco soggetto a fenomeni evaporativi perché sta abbastanza a nord, e poi è un mare abbastanza ristretto, con pochi, diciamo così, sbocchi sull'oceano, perché ci sono soltanto due piccoli stretti, quelli là che stanno praticamente fra la Danimarca e il, come si chiama, la Svezia, il Kattegat e lo Skagerrak, che li collegano praticamente al mare del nord e all'oceano Atlantico. E in tutta la zona praticamente del Mar Baltico ci sono molti fiumi che vanno praticamente a sfociare, quindi l'afflusso praticamente di acqua dolce del mare Baltico è elevatissimo. I processi evaporativi sono scarsi, per cui abbiamo la stranezza di un mare a contenuto salino bassissimo. E quindi, ripeto, quando si parli di acqua di bacino chiuso, diciamo i contenuti salini vanno dai 7-8 grammi litro a qualcosa come oltre 40 grammi litro. Va bene? Adesso, diciamo così, che quelle che interessano maggiormente l'uomo sono queste acque qui, le acque superficiali, le acque sotterranee. Queste sono le acque dolci. Vi ripeto, queste sono una curiosità mineralogica, le acque meteoriche. Queste qui uno ci fa ricorso soltanto praticamente quando la scarsezza di acque superficiali, acque sotterranee, è tale che uno si deve rivolgere soltanto alle acque, diciamo, alle acque di bacino chiuso. Stante praticamente la mancanza di ore, che la penuria di ore che io ho per terminare questo corso, i trattamenti di dissalazione delle acque di mare non ho la possibilità di farli. Vi posso soltanto parlare dei trattamenti, diciamo così, a cui devono essere sottoposte le acque per renderle adatte, diciamo così, all'utilizzo per l'industria. E oltre a mostrarvi praticamente quali sono le loro caratteristiche principali. Allora, focalizziamo un pochettino la nostra attenzione su queste acque superficiali e su queste acque sotterranee. Diciamo che vi vorrei dare, diciamo così, una panoramica delle caratteristiche di queste acque qui. Allora, dunque, queste acque contengono disciolte una serie praticamente di specie chimiche. Le specie chimiche che sono prevalentemente disciolte, ripeto, in acque superficiali e in acque sotterranee, sono cationi e anioni, classificando così. I cationi che sono presenti in concentrazione più elevata sono sodio, potassio, calcio e magnesio. Gli anioni che invece sono presenti prevalentemente nelle acque dolci sono lo ione cloruro, lo ione solfato, lo ione idrogeno carbonato. Adesso l'ordine di grandezza delle concentrazioni di questi ioni è all'incirca di 10 a meno 3 moli per litro. Va bene? Quindi queste sono le principali specie che sono dissolte nelle acque dolci. Va bene? Poi nelle acque dolci sono presenti anche altri cationi e altri anioni. Gli altri cationi che sono presenti nelle acque dolci sono lo ione ferro Fe più 2, lo ione Fe più 3,
lo ione Al più 3, lo ione manganese Mn più 2. Diciamo questi sono i principali. E lo ione H più, mi ero dimenticato anche un pochettino di ione H più, pure ci sono presenti. Per quanto riguarda gli anioni invece presenti in misura minore, c'è lo ione carbonato CO3 2-, lo ione nitrato N3-, lo ione idrogeno fosfato H2PO4-, poi abbiamo lo ione idrogeno silicato H3SiO4-, lo ione ossidride OH. Benissimo, le concentrazioni di questi qui sono decisamente più basse, dell'ordine di grandezza dei milligrammi per litro. Se si tiene presente praticamente le differenze, diciamo così, che le masse atomiche, le masse molecolari sono sempre, diciamo così, delle grandezze a 2 o a 3 zeri, no, scusate, a 1 zero o a 2 zeri, praticamente noi abbiamo che queste specie qui hanno una concentrazione che è circa 100 volte più grande di queste specie qui. Bene. Poi, oltre, diciamo così, a queste specie che sono dissolte nell'acqua, questi solidi che sono dissolti nell'acqua, ci saranno dissolti dei gas che abbiamo detto essere azoto, ossigeno e anidride carbonica. E poi che altro ci sarà? Ci saranno dei solidi sospesi. Solidi sospesi che cosa sono? Praticamente sono essenzialmente delle, diciamo, le argille in genere che cosa fanno? Trattengono una parte dell'acqua. Trattenendo una parte dell'acqua diventano molto difficili da sedimentare, quindi ci sta sempre un pochettino di solidi sospesi nelle acque naturali. E poi ci sta ancora della sostanza organica. Adesso la sostanza organica che è sciolta in un'acqua, come si fa a determinare? Cioè praticamente è una cosa abbastanza complicata. Diciamo si opera in una maniera molto semplice. Si utilizza, diciamo, la sostanza organica, se si prende un forte ossidante tipo lo ione di cromato in ambiente acido, si trasforma tutta quanta in anidride carbonica essenzialmente. Allora, si misura la quantità di ossigeno necessaria a ossidare tutta quanta la sostanza organica per trasformarla in anidride carbonica, utilizzando praticamente come ossidante lo ione di cromato in ambiente molto molto acido. Questo praticamente rappresenta tutta quanta la sostanza organica che è presente nell'acqua. Questa grandezza è una grandezza che viene indicata con una sigla che è COD. COD è un orrendo acronimo americano che sta per Chemical Oxygen Demand, cioè richiesta di ossigeno chimico, cioè la quantità di ossigeno che quell'acqua richiede per andare, diciamo così, a bruciare tutta quanta la sostanza organica che è presente nell'acqua. Va bene? Per caratterizzare la quantità di sostanza organica che è presente in un'acqua ci sta anche un altro parametro che è chiamato BOD. Dove BOD è un altro orrendo acronimo americano che sta praticamente per Biochemical Oxygen Demand. Che cosa significa praticamente Biochemical Oxygen Demand? Noi abbiamo praticamente che in un'acqua sono sempre presenti dei microorganismi. Abbiamo detto che quest'acqua, diciamo così, questi microorganismi che cosa fanno? La sostanza organica prendono e la trasformano tutta quanta in anidride carbonica. Diciamo, trasformano in anidride carbonica tutto quello che sono capaci di aggredire. C'è una parte della sostanza organica che non viene aggredita da questi microorganismi. Per cui, praticamente, che cosa si fa? Si misura la quantità di ossigeno che è necessaria ai microorganismi per far, diciamo così, scomparire questa sostanza organica che sono capaci di far scomparire.
Poiché più passa il tempo, più questi microrganismi lavorano, si è dovuto scegliere un intervallo di tempo tale che gli organismi, i microrganismi vadano praticamente a consumare gran parte della sostanza organica, ma non sia un intervallo di tempo troppo lungo che poi fare un'analisi prende troppo tempo. Questo intervallo di tempo è stato deciso essere 5 giorni, per cui generalmente si indica come BOD5, dove il 5 sta per 5 giorni. Quindi il BOD5 che sarebbe? Sarebbe praticamente la quantità di ossigeno necessaria ai microrganismi in 5 giorni per poter trasformare la sostanza organica che loro sono in grado di aggredire in anidride carbonica. La differenza fra il COD e il BOD che cos'è? E vuoi andare? La differenza fra COD e BOD che cos'è? È la quantità di sostanza organica che praticamente i microrganismi non sono in grado di aggredire. E quindi praticamente la sostanza organica non biodegradabile. Diciamo che su queste cose qua chiaramente lavorerete ancora in altri esami, saranno cose che verranno, diciamo così, affrontate negli esami, non lo so insomma che cosa farete, di idraulica, costruzioni idrauliche, queste cose qui. Allora, vi dicevo praticamente, queste sono le caratteristiche principali delle acque dolci. Dunque, in tutte quante queste acque si verificano contemporaneamente tutta una serie di equilibri che adesso praticamente mi accingo a descrivere. Dunque, ci sono gli equilibri che coinvolgono praticamente le specie carbonatiche, che sono lo ione carbonato, CO32- acquoso, può reagire con l'acqua e mettersi in equilibrio con praticamente CO2 acquoso più 2OH- acquoso. Chiamiamola 1 questa reazione. Si può verificare contemporaneamente anche un'altra reazione di equilibrio, cioè quella secondo la quale lo ione idrogeno carbonato HCO3- si mette in equilibrio con lo ione carbonato CO3- acquoso più anidride carbonica acquosa più acqua. Contemporaneamente a questi equilibri qui si possono, questi sono gli equilibri che coinvolgono le specie carbonatiche, si possono verificare le reazioni praticamente di precipitazione, poiché praticamente il catione che nelle acque dolci è preponderantemente presente è proprio lo ione calcio. Questo può reagire con gli ioni CO32- acquoso e può precipitare il carbonato di calcio CaCO3. Questo quando si verifica? Quando il prodotto della concentrazione dello ione calcio e dello ione carbonato supera il prodotto di solubilità del carbonato di calcio. Spero che ricorderete il prodotto di solubilità che è stato, diciamo così, definito nell'ultima parte, diciamo, della lezione sugli equilibri eterogenei. Invece il magnesio generalmente non precipita sotto forma di carbonato di magnesio. Il carbonato di magnesio è anch'esso, diciamo così, quantitativamente insolubile, ma il prodotto di solubilità dell'idrossido di magnesio è più basso del prodotto di solubilità del carbonato di magnesio, per cui il magnesio, invece di precipitare come carbonato, precipita come idrossido. Diciamo, queste sono le reazioni che si possono, diciamo, verificare contemporaneamente in un'acqua. Dunque, come potete vedere, tutte quante queste reazioni sono fortissimamente influenzate da chi? Dalla presenza dell'anidride carbonica.
Cioè, in poche parole, noi abbiamo che se l'anidride carbonica tende ad allontanarsi dai sistemi reagenti, abbiamo praticamente che allontanandosi dal sistema reagente questi due equilibri sono forzati ad andare verso destra, quindi aumenta la concentrazione degli ioni OH-, aumenta la concentrazione degli ioni CO3-2. Pertanto, aumentando la concentrazione degli ioni CO3-2 e la concentrazione degli ioni OH-, aumenta la tendenza a precipitare di questi sali qui. In effetti, la tendenza delle acque a dare origine alle incrostazioni dipende proprio da questo. Cioè, quando noi abbiamo un'acqua naturale, abbiamo detto che un'acqua naturale generalmente è sovrassatura di anidride carbonica, cioè ha un contenuto di anidride carbonica che è più alto della quantità di anidride carbonica che permetterebbe, che la legge di Henry permetterebbe essere disciolta nell'acqua, proprio per quel fatto che vi ho detto prima. Le acque naturali sono continuamente in contatto con sostanza organica in decomposizione, quindi non fa nemmeno a tempo a liberarsi nell'atmosfera che si decompone altra sostanza organica producendo altra anidride carbonica, quindi costantemente il contenuto di anidride carbonica nell'acqua è superiore, diciamo così, a quello lì permesso dalla legge di Henry. Quando, per esempio, che vi posso dire, un'acqua finisce a contatto con l'atmosfera e viene lasciata per un po' di tempo a contatto con l'atmosfera, poco alla volta l'anidride carbonica si libera nell'atmosfera, per cui la concentrazione di anidride carbonica nelle acque diminuisce. Vedete questa freccia diretta verso l'alto? Significa praticamente che si sta allontanando l'anidride carbonica. Questi equilibri sono forzati a andare verso sinistra, aumenta la concentrazione di OH-, aumenta la concentrazione di CO3-2. Pertanto, aumentando queste due concentrazioni qui, anche questi due equilibri qui sono, diciamo così, forzati ad andare verso destra. E quindi praticamente precipita il carbonato di calcio e precipita l'idrossido di magnesio. La freccia verso l'alto vuol dire praticamente che è una sostanza gassosa che tende a liberarsi nell'atmosfera. La freccia verso il basso vuol dire che è un solido che tende a precipitare. In effetti, se noi, diciamo così, andiamo a lasciare un'acqua su una superficie, anche se quest'acqua non evapora tutta, lascia comunque delle incrostazioni. Perché lascia delle incrostazioni? Sta scritto qua, è chiaro? L'anidride carbonica poco alla volta si libera, tutti questi equilibri, i primi due vengono forzati verso destra, forzando verso destra i primi due, sono forzati verso destra anche i secondi due. E a ciò corrisponde la precipitazione dell'anidride carbonica e dell'idrossido di magnesio. Bene. Allora, un altro motivo per cui si possono verificare queste precipitazioni è se si vanno praticamente a, se si va a riscaldare un'acqua. Diciamo che se si va a riscaldare un'acqua, questo processo di allontanamento dell'anidride carbonica dall'acqua avviene molto più rapidamente. Perché? Spero che ricorderete che la legge di Henry vi dice che la solubilità di un gas in un liquido va diminuendo all'aumentare della temperatura ed in particolare si annulla quando il liquido raggiunge la sua temperatura di ebollizione. Quando quindi noi andiamo a riscaldare un'acqua alla temperatura di 80-90 gradi, la solubilità dell'anidride carbonica nell'acqua è diventata talmente bassa che quasi tutta l'anidride carbonica se n'è andata via dall'acqua. Quindi che significa? Significa che l'anidride carbonica si è allontanata quasi tutta dal sistema reagente, dall'acqua. La concentrazione degli ioni OH- e degli ioni CO3- è molto aumentata, per cui precipitano carbonato di calcio e carbonato di magnesio. In effetti, se, diciamo così, qualche volta avete, diciamo, che ne so, cotto della pasta e siete stati un pochettino attenti a guardare che cosa succede, quando l'acqua sta arrivando arriva all'ebollizione, prima di buttare la pasta si possono proprio vedere ad occhio nudo, diciamo così, delle particelle bianche che sono sospese praticamente nell'acqua. Queste particelle bianche che originariamente non erano presenti nell'acqua e che
riscaldando l'acqua cominciano a essere molto evidenti anche alla vista, l'acqua è palesemente torbida. Se praticamente uno spegne il gas e lascia riposare l'acqua, troverete tutta la pentola sporca di una roba bianca. Sono costituite essenzialmente dal carbonato di calcio e dall'idrossido di magnesio, che sono precipitati. Va bene? Adesso, diciamo così, che è opportuno andare a dare una, come si dice, una misura della quantità di ioni calcio, della tendenza, scusate, di un'acqua a dare origine a delle incrostazioni. Questa misura di una tendenza di un'acqua a dare origine a delle incrostazioni viene chiamata durezza di un'acqua. La durezza praticamente viene misurata in gradi francesi. Dunque, definiamo che cos'è un grado francese di durezza, qual è un'acqua che ha una durezza di un grado francese. Dunque, dicesi che un'acqua ha una durezza di un grado francese quando 100 litri di quest'acqua hanno un contenuto di ioni calcio e di ioni magnesio stechiometricamente pari ad un grammo di carbonato di calcio. Allora, ripeto ancora una volta, si dice praticamente che un'acqua ha una durezza di un grado francese quando 100 litri di quest'acqua contengono una quantità di ioni calcio e di ioni magnesio stechiometricamente pari a un grammo di carbonato di calcio. Allora, con qualche esempio, diciamo così, vi chiarisco un pochettino meglio che cosa significa praticamente questa durezza espressa in gradi francesi. E vi sono preparato un paio, diciamo così, di esercizietti che vi, diciamo così, che vi permettono di capire che cosa significa. Allora, supponiamo di avere un'acqua in cui la concentrazione degli ioni calcio è uguale a 10 mg per litro e la concentrazione degli ioni magnesio è sempre anch'essa 10 mg per litro. Vogliamo andare a calcolarci qual è praticamente la durezza di quest'acqua, va bene? Allora, ci calcoliamo un momento la massa di ioni calcio che è presente in 100 litri di acqua, perché il grado francese fa riferimento a una quantità di acqua che è 100 litri. Quindi praticamente la massa di ioni calcio sarà uguale praticamente alla concentrazione dell'acqua che è 10 mg litro, moltiplicato il volume dell'acqua che è 100 litri, quindi litri per litri se ne vanno, e abbiamo praticamente che è uguale a 1000 mg, cioè è uguale a un grammo. Facciamo un ragionamento assolutamente analogo anche per il magnesio. La massa di magnesio presente nell'acqua sarà uguale alla concentrazione che è 10 mg per litro, moltiplicato il volume dell'acqua, litri e litri se ne vanno, e abbiamo 1000 mg, cioè è uguale a un grammo. A questo punto possiamo andarci a calcolare il numero di moli di ioni calcio, il numero di moli di ioni magnesio che sono praticamente presenti nell'acqua. Il numero di moli di ioni calcio sarà uguale alla massa del calcio, che è un grammo, fratto la massa atomica del
del calcio, che è 40, quindi sarà 1 fratto 40. Il numero di moli del magnesio sarà uguale a un grammo di magnesio diviso la massa atomica del magnesio, che è 24. La massa di una mole di magnesio è 24. Adesso praticamente noi abbiamo che una mole di ioni calcio è stechiometricamente pari a una mole di carbonato di calcio, perché praticamente nel carbonato di calcio c'è una mole solo, in una mole di carbonato di calcio c'è una sola mole di calcio, cioè la formula del carbonato di calcio è CaCO3. Quindi questo che significa? Che in una mole di carbonato di calcio c'è una mole di calcio. Quindi il numero di moli di ioni calcio corrisponde al numero di moli di carbonato di calcio. Chiamiamolo numero di moli di carbonato di calcio primo. Così come pure, vedete, se noi abbiamo una mole di magnesio è stechiometricamente pari anch'essa a una mole praticamente di carbonato di calcio, perché la valenza del magnesio è la stessa della valenza del calcio, Ca è più 2, il Mg è più 2, quindi anche per il magnesio abbiamo praticamente che il numero di moli di carbonato di magnesio, di carbonato di calcio, scusate, derivante dalla presenza del magnesio sarà uguale a questo numero. Pertanto, il numero di moli di carbonato di calcio totali sarà uguale al numero di moli di carbonato di calcio derivanti dalla presenza del calcio, che abbiamo indicato con N', e al numero di moli di carbonato di calcio derivanti dalla presenza del magnesio, che abbiamo indicato con secondo, ed è praticamente uguale a 1 fratto 40 più 1 fratto 24. Il risultato è 0,067. Sono 0,067 moli. Però la durezza che cosa recita? È il numero di grammi di carbonato di calcio presente in 100 litri d'acqua. Questo è il numero di moli di carbonato di calcio stechiometricamente equivalenti al contenuto di calcio e di magnesio. Quindi dobbiamo andare a calcolare la massa del carbonato di calcio che corrisponde a questo numero totale di moli di carbonato di calcio. La massa molecolare molare del carbonato di calcio è giusto 100. In effetti è stato scelto il carbonato di calcio proprio per questo fatto qui, perché ha massa molare proprio 100. Praticamente il carbonio è 12, l'ossigeno è 16, 16 per 3 fa 48, 48 più 12 fa 60, il calcio è 40, 60 e 40 fa 100. Quindi noi abbiamo che questo è uguale a 0,067 per 100. Quindi quest'acqua ha una durezza espressa in gradi francesi di 6,7 gradi francesi. Va bene? Adesso praticamente vorrei, diciamo così, chiarirvi il motivo per il quale nella, diciamo così, determinazione della durezza, quindi diciamo, ripeto, la durezza è una misura praticamente della tendenza di un'acqua a dare origine a incrostazioni. Maggiore praticamente la sua durezza, maggiore la tendenza a dare origine a incrostazioni. Per quale motivo abbiamo considerato soltanto il calcio e il magnesio? Cioè, tenete presente, in un'acqua dolce sono presenti come costituenti principali tra i cationi sodio, potassio, calcio e magnesio, e come costituenti minori ferro 2, ferro 3, alluminio e manganese. Allora, cominciamo, diciamo così, a ragionare su quelli lì che hanno concentrazioni simili. Quindi concentrazioni simili al calcio e al magnesio sono il sodio e il potassio. Sodio e potassio però
non so se voi ricordate, sicuramente ve l'ho detto nel corso di questo corso, che tutti i sali di sodio e di potassio sono tutti molto solubili. Quindi questo che cosa significa? Significa che non danno origine a delle incrostazioni. Per cui, se noi vogliamo andare a misurare la tendenza di un'acqua a dare origine a delle incrostazioni, di quanto sodio e quanto potassio è presente nell'acqua, non ce ne può importare di meno. Chiaro? Cioè, sodio e potassio cominceranno a precipitare soltanto quando oramai quasi tutta l'acqua è precipitata. Chiaro? Cioè, la solubilità del cloruro di sodio dell'acqua è dell'ordine di 200, 300, 400 grammi per litro, quindi deve evaporare quasi tutta l'acqua perché possa cominciare a precipitare il cloruro di sodio. Chiaro? Invece, praticamente, come si chiama qui? Ferro 2, ferro 3, alluminio, manganese, danno origine praticamente a dei carbonati o a degli idrossidi che hanno dei prodotti di solubilità che sono molto bassi, quindi possono dare origine a incrostazioni. Come mai non sono stati considerati nel computo della durezza? Per un motivo molto semplice, perché la concentrazione praticamente di queste specie qui è sicuramente molto molto più bassa della concentrazione di questi due. Diciamo, generalmente è all'incirca 100 volte, se non anche più di 100 volte più bassa. Quindi questo che cosa vuol dire? Poiché la durezza è un parametro abbastanza tecnico, non è un parametro scientifico, cioè in poche parole, se si vuole dare immediatamente la percezione della tendenza di un'acqua a dare origine a delle incrostazioni, si dice praticamente la durezza è questa qui. Allora praticamente se noi andassimo a considerare il computo di questa durezza, vedete che è venuta per quell'acqua lì 6,7 gradi francesi, volessimo andare a considerare anche la presenza di tutti quanti questi ioni, invece di venire 6,7 verrebbe 6,71 o 6,72, qualche cosa del genere. Cioè in poche parole andremmo ad agire sulla seconda cifra decimale sulla quale non c'è nemmeno certezza, in chiaro. Allora, visto che praticamente il contributo che loro, che queste specie chimiche danno alla tendenza di un'acqua a dare origine a incrostazioni è quantitativamente trascurabile rispetto al contributo del calcio e del magnesio, questo è il motivo per il quale le uniche specie cationiche che vengono prese in considerazione quando si vada, diciamo così, a parlare della durezza di un'acqua sono praticamente lo ione calcio e lo ione magnesio. Va bene? Poi ci sta anche un'altra serie di cose che devono essere dette sulla durezza. Dunque, la durezza è di due tipi: la durezza temporanea e la durezza permanente. Qual è la differenza tra durezza temporanea e durezza permanente? Allora, guardate qui, ragazzi. Abbiamo detto che se noi andiamo a riscaldare un'acqua a temperature prossime a quella di ebollizione, cioè andiamo a riscaldare l'acqua verso 80, 90, 100 gradi, abbiamo che la anidride carbonica è obbligata ad allontanarsi dal sistema reagente, questi equilibri vengono forzati verso destra, anche questi equilibri vengono forzati verso destra e si ha la precipitazione di questi sali qui. Va bene? Quindi praticamente la durezza temporanea è quella durezza che può essere eliminata dall'acqua per semplice riscaldamento a temperature prossime a quella lì di ebollizione e ovviamente successiva filtrazione. Ripeto ancora. La durezza temporanea di un'acqua è quella durezza che può essere allontanata dall'acqua per effetto di un semplice riscaldamento a temperature prossime a quella di ebollizione. Ovviamente dopo il riscaldamento ci vuole anche una filtrazione. Invece la durezza permanente è quella durezza che permane anche dopo il riscaldamento a temperature prossime a quella di ebollizione. In effetti, se noi riscaldiamo, diciamo, un'acqua a temperature prossime a quella di ebollizione,
La prima durezza che scompare dall'acqua è praticamente la durezza temporanea, vi ripeto, per effetto di questi equilibri che si spostano verso destra, che alla fine portano alla precipitazione del carbonato di calcio e dell'idrossido di magnesio. Se noi continuiamo a riscaldare, abbiamo praticamente che continuano a precipitare i sali, diciamo, connessi praticamente alla durezza permanente, ed essenzialmente il sale che precipita come durezza permanente è il solfato di calcio, CaSO4 per 2H2O. Diciamo perché? Perché come si dice, la solubilità del solfato di calcio in acqua non è molto elevata, e soprattutto la solubilità del solfato di calcio diminuisce all'aumentare della temperatura. Quindi più alta è la temperatura, più bassa è la solubilità. Quindi quando si arriva a temperature piuttosto alte, la durezza permanente scompare dall'acqua per effetto della precipitazione del solfato di calcio. Però, diciamo così, è anche per effetto dell'evaporazione dell'acqua, perché diminuendo la quantità d'acqua aumenta la concentrazione degli ioni, e quindi l'acqua ha ancora più possibilità di andare, diciamo così, a precipitare. Diciamo, abbiamo poi la relazione praticamente che la durezza totale di un'acqua è uguale praticamente alla durezza temporanea più la durezza permanente. Bene. Pertanto noi abbiamo anche che da questo deriva che la durezza permanente risulta essere uguale alla durezza totale meno la durezza temporanea. Ma ragioniamo un pochettino su questa ultima, diciamo così, relazione che abbiamo scritto. La durezza temporanea, in effetti, a quale specie anionica è ascrivibile? È ascrivibile praticamente alla presenza degli ioni idrogeno carbonato, che praticamente spostandosi, diciamo, dissociandosi in questa maniera qui, fanno sì praticamente che si trasformano in ioni carbonato e in ioni ossidrili, e permettono praticamente la precipitazione dell'idrossido di magnesio e del carbonato di calcio. Pertanto noi abbiamo che se la somma delle concentrazioni di calcio e magnesio è superiore alla concentrazione degli ioni idrogeno carbonato, questa relazione che abbiamo scritto qui è valida. Se invece la concentrazione degli ioni idrogeno carbonato è superiore alla somma delle concentrazioni degli ioni calcio e degli ioni magnesio, allora noi avremmo che la durezza temporanea è maggiore della durezza totale. In questo caso qui questa relazione non vale più, perché avremmo l'assurdo che la durezza permanente è un numero negativo. Ovviamente qui si tratta di quantità di materia, quindi quantità di materia negative sicuramente non hanno senso. Questo che cosa significa? Significa soltanto che la concentrazione degli ioni idrogeno carbonato è superiore alla somma delle concentrazioni di ioni calcio e di ioni magnesio, e che quindi se la durezza temporanea è superiore alla durezza totale, vuol dire che tutta la durezza dell'acqua è tutta durezza temporanea, cioè per effetto di un riscaldamento a temperature prossime a quella d'ebollizione, tutta la durezza dell'acqua viene eliminata. Va bene? Un'ultima cosetta vi vorrei andare a dire, poi diciamo così terminiamo questa lezione qui, è praticamente sulla determinazione sperimentale della durezza. Come si fa? Si fa praticamente tramite un'analisi chimica che è molto molto semplice e che utilizza praticamente un reagente chiamato, diciamo così, acido etilendiammino tetracetico. Dunque, questo acido etilendiammino tetracetico è fatto così.
Questo composto, quando viene aggiunto all'acqua, ha la capacità praticamente di legarsi allo ione calcio e allo ione magnesio, secondo questo tipo di reazione, vedete? Questi legami tratteggiati che sono andato a disegnare sono dei legami dativi. Spero che vi ricorderete in cosa consistono i legami dativi. I legami dativi sono quei legami che si realizzano praticamente quando un atomo va a mettere uno o più doppietti elettronici spaiati negli orbitali vuoti generalmente di tipo D di una specie chimica. Ed è quanto succede qui. L'azoto tiene un doppietto elettronico spaiato e vanno a mettere questo doppietto elettronico spaiato in questi, diciamo così, orbitali di tipo D vuoti dello ione calcio, formando praticamente uno ione complesso. Allora, praticamente che cosa succede? Questa analisi si fa in una maniera molto semplice. Si aggiunge all'acqua un indicatore. Un indicatore che cos'è? Un indicatore praticamente è una specie, un composto chimico che in questo caso deve essere un indicatore della presenza di calcio e di magnesio. Quando è legato al calcio e al magnesio c'ha un colore. Quando praticamente non è legato al calcio e al magnesio ha un colore completamente diverso, tipo praticamente rosso e blu, tipo giallo o arancione, tipo verde e rosso, qualche cosa del genere. Allora, nell'acqua si mette questo indicatore. Questo indicatore reagisce col calcio e col magnesio presente nell'acqua e quindi l'acqua assume la colorazione dovuta a questo complesso che si crea fra il calcio, il magnesio e l'indicatore. Poi noi aggiungiamo goccia a goccia questo composto acido etilendiammino tetracetico con una soluzione di cui conosciamo con precisione la concentrazione. Questo acido etilendiammino tetracetico comincerà a reagire con lo ione calcio e lo ione magnesio che sono liberi e presenti in soluzione. Quando lo ione calcio e lo ione magnesio presenti in soluzione saranno terminati, cosa farà l'acido etilendiammino tetracetico? Strapperà lo ione calcio all'indicatore, perché il complesso che si crea con l'NDTA è un complesso più forte di quello che si crea con l'indicatore. Per cui l'indicatore che cosa fa? Quando era legato col calcio aveva una colorazione rossa. Quando non è più legato col calcio assume ad esempio una colorazione azzurra. Quando vediamo il viraggio dal rosso all'azzurro vuol dire praticamente che io ho aggiunto una quantità tale di NDTA pari alla somma di calcio e di magnesio. È un tipo di determinazione proprio estremamente semplice e diciamo che questo tipo di determinazione si fa in questa maniera. Un'ultima cosa. Un'altra grandezza che viene spesso riportata per le acque è l'alcalinità. Allora, se vogliamo andare a definire che cos'è l'alcalinità, dunque noi abbiamo detto che la durezza è la capacità di un'acqua, è diciamo la tendenza, la misura della tendenza di un'acqua a dare origine a delle incrostazioni. Possiamo andare a definire l'alcalinità di un'acqua come la capacità di un'acqua di neutralizzare gli acidi, di neutralizzare gli ioni H+. Adesso quindi andiamo un pochettino a vedere quali sono le specie che sono presenti in un'acqua che hanno la possibilità di andare a reagire con gli ioni H+. Sono essenzialmente lo ione idrogeno carbonato, che agendo con gli H+, si trasforma in HCO3- più H+, da H2O più CO2, quindi neutralizzando gli ioni H+. Lo ione CO3-2, CO3-2 reagendo con l'H+, da HCO3-, e poi lo H-. Però, alle condizioni di pH a cui si trovano le acque naturali, diciamo le acque naturali si trovano in un range di pH variabile fra 5 e 8, 8 e mezzo, qualche cosa del genere. In questo range di pH
la concentrazione di HCO3 è molto molto superiore a queste qui. Quindi nella pratica la concentrazione, diciamo così, l'alcalinità di un'acqua coincide con la concentrazione di un idrogeno carbonato. Va bene? Questo è un altro parametro dell'acqua abbastanza importante, perché rappresenta la capacità di un'acqua di andare a neutralizzare gli acidi. Vedete, un'acqua può avere un pH più basso, cioè ad esempio una concentrazione di ioni OH più elevata, ma avere un'alcalinità più bassa, perché la somma delle concentrazioni di HCO3-, CO3- e OH- è più grande. È chiaro? Va bene?